Credo anche che probabilmente non sarà il bipolarismo comunque la chiave con cui vedremo l'evoluzione dei prossimi fattori politici in Italia. In questo senso io penso che Draghi è destinato a essere davvero il federatore anche del prossimo futuro, sia che si voti anticipatamente, cosa che non mi pare però molto probabile, sia che si voti a scadenza naturale. Nel senso che da un lato non vedo un polo nettamente vincibile per le divisioni che entrano nei poli, soprattutto nel centrodestra, e poi perché c'è una parte di classe dirigente che vuole sì un governo conservatore, ma ancora all'interno di contenuti moderati, senza l'estremizzazione tipica di Salvini, del Papete o della segretaria di Fratelli d'Italia. Per quale motivo qualcuno dovrebbe in buona coscienza recarsi alle urne se non ha alcuna possibilità di avere rappresentanza? Rendiamoci conto che c'è stata, i 5 Stelle sono state una meteora, sono state, parlo al passato, sono state una meteora che ha raccolto una forma di mancanza, cioè, senso di mancata rappresentanza pesantissima, sedimentata oramai da anni, decenni, e l'ho raccolto in un momento, dando per una breve fiammata l'illusione a una parte della popolazione, questo è stato il successo dei 5 Stelle, che una qualche forma, per quanto confusa, eccetera, di alternativa a questo blocco, che è un blocco di classe, okay, ci potesse essere. Questa cosa è svanita. La rappresentanza politica italiana copre il 20% della popolazione, che sono i ceti della media-alta borghesia dei centri urbani. Fine. Ok? Quindi l'80% della popolazione non c'è dentro questa storia. Non ha rappresentanza, un po' vanno a votare per vaghe nostalgie di destra o sinistra, che fu, che in realtà non ha più nessuna sussistenza, e per il resto così. E non c'è nessuno spazio reale per che questa dimensione sia rioccupata. Mentre i seggi erano ancora aperti, alcune agenzie stampa avevano rivelato che erano stati diffusi, pubblicati una serie di documenti fino a prima segreti che dimostrano l'esistenza di centinaia, se non di più, di conti correnti, società offshore per un valore di veramente miliardi di dollari, cifre da capogiro. E questi conti sono comunque queste cifre, questi soldi sono bene o male più o meno direttamente riconducibili anche a membri delle istituzioni molto importanti. Ribolliranno un po' i talk show per qualche giorno, ma senza particolari effetti politici, se non conosco quello che spesso non hanno ancora pubblicato. Tuttavia, la gente, la maggioranza della gente non si stupisce che possano uscire notizie come queste. Un po' perché ci abbiamo fatto l'abitudine negli anni, un po' anche perché questo sistema di integrazione fra potere economico e rappresentanza politica, con la debolezza di contenuti poi e di poteri, di cui ci ha parlato prima Andrea Zoc, fa sì che ci sia un sistema di porte girevoli, di corruzione ampia, di pagamento per servizi. Quindi, d'altro lato, insomma, secondo voi, andiamo al concreto. Gli operai della GKN saranno stupiti quando avranno la notizia anche più dettagliata di questa cosa di cui che tu ci anticipavi? Io credo di no. Io credo di no, e questo è significativo in sostanza del fatto che c'è una parte di cittadini molto grande, molto importante, che non ha più fiducia nei sistemi di funzionamento e di trasparenza dello Stato democratico. Dove del CKN. E tuttavia, attenzione, a proposito, se non c'è più niente da fare o meno, io sono andato 2 sabati fa, quando è stato, insomma, a Firenze, e la gente era veramente tanta, e a tantissima gente normale, lavoratori, studenti, gente comune, che patrottava la sua solidarietà a questa lotta. Quindi vuol dire che
un potenziale c'è, se saremo in grado di riuscire a incontrarlo e a dargli una forma di organizzazione. C'è una domanda. Oh, Madonna, se non c'è, c'è una domanda, è come c'è una domanda da tempo, potente. Però io ricordo questo dettaglio. Nell'Ottocento, perché non volevano dare il suffragio universale? C'era una fortissima, ricordo che c'è stata una, come dire, una prolungata lotta, no, per ottenere il suffragio universale, perché temevano che la naturale, come dire, possibilità di accedere alle leve del potere da parte del popolo avrebbe portato sciaguratamente il popolo a votare per i propri interessi, cosa terrificante, cosa che era considerata una cosa abietta. I partiti di sinistra hanno un problema, non sto parlando naturalmente del PD, che non c'entra nulla, parlo di quelli che in qualche misura qualcuno potrebbe identificare come di sinistra in senso reale. Hanno un problema di fondo. Sono vittima e in qualche modo rivendicano un gioco delle parti, cioè vengono presentati e si presentano come i sostenitori di cosa? Di sempre le stesse identiche tesi stagionate che erano vecchie 50 anni fa e che vengono riproposte in una maniera che risulta stantia a chiunque, cioè a un certo punto dopo averla sentita 5 volte è come la ripetizione di una parola, perde senso, cioè io non posso più sentire uno che va in televisione e mi dica siamo per la patrimoniale, non perché non sia, che ci sia nulla di sbagliato, non perché possiamo ragionare, ma il problema è che io questa cosa qua non posso averla sentita per 50 anni, 40 anni e crederci ancora. Questi stereotipi di destra e sinistra che non esistono più e li artificiosamente nutre costantemente il comunista trinariciuto, il fascista col Fez, ed eccoci nel dibattito tra questi due che non esiste, non so neanche mai se sia esistito, ma comunque se è esistito è esistita un'altra epoca geologica. Okay? E questa cosa diviene la quotidianità intorno a cui si concentra la componente politicamente ideologica. Dopodiché ci sono i tecnici che si occupano delle cose sostanziali, fanno andare avanti la baracca. Quindi c'è il gioco delle parti in cui i radicali che si mostrano così, che legittimano con il loro patuffamento più o meno fittizio, legittimano il mega macro centro fatto da tecnici che fanno da decenni sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa. Dichiarano che c'è un'inderogabile necessità, dalla Thatcher there is no alternative a Monti dobbiamo fare in fretta, a Draghi è sempre uguale, è uno stesso identico modello di governance. Si dichiara una situazione inderogabile, necessaria, straordinaria, tac, rispetto a cui bisogna agire con prontezza e senza tentennamenti. E chi può farlo? Un macro tecnico centrista che arriva là e governa la baracca al posto degli altri. Accanto alle capacità di resistenza del sistema economico e del sistema mediatico che sistema economico è posseduto, c'è sia un problema anche di tornare a trovare modo di parlare alla gente. Il populismo in un certo modo l'ha fatto, c'è un populismo dei 5 Stelle, ne abbiamo già parlato, abbiamo visto anche come si è fallito, ma penso che occorra tornare a parlare ai ceti più numerosi che soffrono da questo assetto economico. E da questo punto di vista non lo fanno neanche abbastanza i sindacati, perché i sindacati difendono proprio quello che è assolutamente necessario, difendibile ai minimi termini, ma non mettono in discussione complessivamente questo assetto. Guardate tutta la discussione sul salario minimo legale e guardate tutta la divisione dentro il mondo del lavoro fra ceti di classe operaia che ai tempi della seconda internazionale si sarebbe chiamata elite operaia e la massa dei lavoratori che vivono di lavoro povero. Insomma,
Io sarei molto, sarebbe già un segnale di grande novità se vedessimo più spesso magari Marta Fana nei dibattiti televisivi, anche se hanno questo gioco all'interno. Dico Marta Fana perché? Perché il tipo di denuncia che lei e Simone stanno facendo con, sul salario da fame e sul lavoro nero e sul lavoro dei lavoratori poveri può essere un approccio, uno degli approcci necessari da cui si può tentare di ripartire, non mettendo insieme sigle già esistenti, non proponendo federazioni, ma partendo perfino senza neanche richiamo alle sigle classiche, insomma, no? Il piccolo margine che era dato da alcune forme di informazione, pochissime da tanto tempo, pochissime, in qualche modo eterodosse, che lasciavano trapelare qualcosina. Adesso c'è proprio un bloccone enorme in cui tutti, da Repubblica alla Corriere alla Stampa, hanno un unico messaggio centrale, boom, 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 ogni giorno. Quindi, ragazzi, facciamoci, come dire, chiariamoci le cose. E da qui non si esce con le buone. Non voglio dire che si esca con le cattive, ma con le buone non si esce.